Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un fumetto un po' più particolare del solito, quantomeno per la sua provenienza, perché mi riferisco a Soma, fumetto pubblicato in Italia da Gaijin, etichetta editoriale di Renoir, dedicata ai fumetti ispirati al mondo manga ma prodotti in altre nazioni. In questo caso Soma è un prodotto spagnolo. I testi sono di Fernando Lor, con due L che non so pronunciare, e dall'ancora più complicato, almeno per me, Carles Dalmau, che io pensavo fosse tipo francese, e invece è spagnolo ed è probabilmente di origine catalana, e mi fa stranissimo Carles Dalmau, ma va bene. Tra l'altro, prima di avere questo fumetto, io Carles Dalmau lo conoscevo soltanto per Instagram, dove lo seguo ormai da tantissimo tempo, perché ha uno stile di illustrazione che mi piace un sacco, fate un salto sul suo profilo, stile di illustrazione che poi ovviamente ritroviamo in questo fumetto. Ora, giusto a livello conoscitivo, il fumetto mi è stato regalato da Gaijin Noir ancora al Comic Con di Bergamo, quindi è passato un po'. Fra l'altro avrei dovuto fare questo video un po' prima, ma in realtà abbiamo fatto un reel con Frecht un mesetto fa, credo, circa. Però ci tenevo comunque a portarlo anche qui sul canale YouTube in modo un attimino più specifico, oltre che banalmente nel video acquisti in cui ve lo feci vedere. Quindi, di cosa ci parla questo Soma? È una storia di invasioni aliene e al contempo di vita dei nostri protagonisti. Iniziamo da guardare qualche tavola mentre vi racconto un attimino l'antefatto. Il protagonista principale è Maya, che vediamo anche in copertina, e che sì, ha un occhio alieno in una boccia per pesci. Lei è una fumettista. Il fumetto infatti si apre come se fosse una roba estremamente sci-fi, battle, con combattimenti incredibili, ma poi scopriamo che quello che stiamo guardando in realtà è soltanto un fumetto scritto appunto da Maya stessa, che fa la fumettista ed è un po' in crisi, in crisi super tabagista, cerca di arrivare al punto. L'altro protagonista è Ju, il suo migliore amico fondamentalmente, di cui per qualche motivo seguiamo le avventure sentimentali. Devo dire che questa è forse la cosa più strana del fumetto, ma approfondiamo dopo. Ora, qualcosa andrà a sconvolgere gli equilibri, non soltanto il fatto che Ju abbia un appuntamento, che vabbè, non è così importante a livello globale, ma il fatto che arriveranno appunto gli alieni, letteralmente. Mentre Maya scrive un altro fumetto e quindi vediamo qualche immagine, a casa sua piomba questa creatura in una sorta di tuta, un occhio alieno, e poi gli alieni stessi invaderanno in realtà il pianeta e inizieranno una battaglia che ricorda un pochettino la guerra dei mondi, visto che sono fondamentalmente macchine da guerra a tre piedi che vagano per le città distruggendole. Ovviamente seguiremo l'avventura che porterà gli umani e Maya e il suo amico occhio a cercare di fermare l'invasione, mentre Ju vive delle avventure sentimentali in giro per la città, salvando una coppia di ragazze per qualche motivo che non mi è chiesto. Ora, io direi che il punto veramente più forte del fumetto sono evidentemente i disegni. A me lo stile di Dalmau piace un sacchissimo, lo trovo veramente veramente figo. Il design è semplice, ma poi le scene sono estremamente dettagliate, piene di cosine, ha un ottimo uso della tavola e anche la narrazione è estremamente efficace, proprio per come ci trasporta da una parte all'altra della città. E ci racconta una storia estremamente drammatica in realtà, ma con un tono comunque leggero e divertente, anche adatto un po' a qualsiasi età, diciamo. Sicuramente questo è un fumetto che può essere letto tranquillamente anche dai più piccoli. Ecco, forse in alcuni paesi si farebbero un po' più di problemi, visto che la protagonista ha un vaghissimo problema con le sigarette, ma devo dire che nel complesso l'ho trovato veramente, veramente una lettura appassionante. E tra l'altro direi che i disegni parlano tranquillamente da soli. Come vi dicevo, l'unica cosa che mi ha lasciato abbastanza stranito di tutta la vicenda è proprio il fatto della seconda storyline. Sembra quasi che il fumetto avrebbe dovuto essere più lungo, cioè proprio a livello di pubblicazione seriale, e quindi avrebbe avuto senso avere queste due storie parallele. E la cosa non è problematica in realtà nella lettura, rimane comunque un fumetto estremamente gradevole, semplicemente proprio a livello logico non riesco a capire perché ci abbia raccontato anche l'avventura decisamente meno importante, che non ha poi implicazioni praticamente rispetto alla risoluzione della trama degli altri personaggi. È strana come scelta, però ammetto che ci sta. Sembra quasi che i personaggi esistessero già o nella mente dell'autore o per un qualche altro progetto e poi siano stati inseriti in questo modo. È un po' strano. Però, vabbè, nel complesso comunque funziona e sinceramente non riesco a trovare un motivo per non provare questo fumetto. Ora, parlando banalmente della veste grafica, devo dire che è di ottima qualità, ci sono anche degli extra alla fine che ci spiegano un po' la lavorazione del fumetto, ci sono un po' di sketch su come i personaggi sono stati creati e ideati,
sono addirittura i set in cui sono ambientate le storie. E devo dire che per solo 16 euro vi portate a casa un libro a colori, divertente, con dei disegni veramente da urlo. Se vi piace lo stile, posso comprendere che magari non è per tutti, perché se ad esempio siete abituati più a uno stile, strettamente americano o bonelliano e volete una cosa di quel tipo lì, magari non la troverete, ma personalmente le influenze manga mi piacciono sempre e in questo caso è un'ottima sintesi di due mondi alla fine del fumetto occidentale, unito a quello più orientale. Molto molto bellino, devo dire, mi ha colpito positivamente. Devo dire che quando l'ho visto allo stand di Guy Renoir in fiera, devono essermi brillati gli occhi, perché appunto io seguo Dalmau da tantissimo tempo, però ovviamente non sto a seguire tutto quello che fa. Sapevo che aveva fatto degli artbook, ma non avevo idea che ci fosse un suo fumetto in uscita in Italia. Per dire, al momento, visto che tra l'altro cercando in giro ha fatto anche le illustrazioni di un libro, però per bambini, e quindi non mi sembra il caso di recuperarlo perché è un libro. Fosse stato un fumetto per bambini, lo compravo, assolutamente. Sul libro per bambini magari mi sembra un po' troppo, non credo che poi andrei a leggerlo, quindi è un po' buttare i soldi. Se il primo numero costa tipo 3 euro, per cui, vabbè, lasciamo stare. Comunque, davvero bellino, mi ha colpito positivamente, l'ho trovato divertente, piacevole, leggero, senza troppe pretese, ovviamente narrative, non è la storia che destabilizzerà i vostri equilibri creativi, però, sinceramente, ha un impatto grafico tale che io veramente non riesco a smettere di sfogliarlo, nonostante lo abbia già letto, perché è proprio uno stile che mi aggrada un sacco. Però, ribadisco, azione di gusti, tra l'altro molto belli anche i colori, che sono di Aiden Marshall, e che probabilmente contribuiscono veramente tanto alla riuscita di questo libro. Quindi, consigliatone. Sinceramente, se siete alla ricerca di una storia fantascientifica con un po' di romanticismo, orientata ovviamente a un pubblico giovane, ma che comunque si può leggere tranquillamente a qualsiasi età, può essere veramente, veramente il fumetto che fa per voi. Quindi, consigliatone. Ora, se siete arrivati fino qua, postatemi nei commenti un occhio, un bell'occhio, perché gli alieni sono occhi. Tecnicamente, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Se avete letto il fumetto fatemelo sapere nei commenti, comunque che sono curioso. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 18 su Twitch, la domenica alle 21, poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, secondo canale YouTube Cantina Pelata, c'è Telegram, gruppo in cui parlano i fumetti, canale con le notifiche, canale con le offerte, e in descrizione trovate i fumetti di cui vi parlo in genere. Acquistando dai miei link mi date una mano a mandare avanti il canale grazie alle affiliazioni. Quindi noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!